Sono di Viggiano. A Viggiano, qui in Basilicata, c'è la tradizione dell'arpa popolare, riconosciuta come arpa popolare italiana. I musicanti si spostavano in gruppo di 3 o 4 persone, accompagnate da arpa portativa, più o meno di queste dimensioni o anche più piccola, chiamata anche arpicella, che veniva trasportata con una tracolla, e partivano girovagare per il mondo, in Italia, anche in Sud America, fino in Australia, per trovare un po' di fortuna. Tenghi una bottiglia d'acqua vita, i tenghi una bottiglia d'acqua vita, che chioppo tendremi in giro meta, che chioppo tendremi in giro meta. Prima c'erano tantissimi costruttori di arpa popolare e anche tantissimi musicisti. Però alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, questi scomparvero. L'ultimo che è rimasto ancora vivente, appunto, è il maestro Luigi Milano. Prima di lui ce n'era un altro che si chiamava Rocco Rossetti, di Corleto Perticale, che era una persona molto, molto umile. Pensate che per distinguere le corde, per esempio adesso abbiamo il Do che è identificato con il colore rosso, il Fa con il colore blu o nero, lui metteva del nastro adesivo sulla tavola, sulla cassa, e ci scriveva sopra, in modo tale che lui aveva dei punti di riferimento per poi poter suonare con maggiore facilità. E spesso, quando suonava con il freddo, non avendo tutte le corde giuste, quindi aveva sostituito magari con fil di ferro, aveva delle problematiche alle dita, e quindi lui si metteva del nastro anche alle dita per mantenerle più forte, e anche per il sangue, per la circolazione, in modo tale che lui suonava con meno dolore. E venne Spartano e ci vuole la morte, e venne Spartano e ci vuole la morte, e pa mortalo fu che ci vuole l'acqua, e pa mortalo fu che ci vuole l'acqua. Signor Rocco Rossetti ormai è scomparso, l'unico rimasto è Luigi Milano, che è una persona graziosa ma anziana, e dopo di loro non c'era nessuno, e quindi abbiamo pensato di riprendere queste tradizioni sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista di costruzione. Nel 2004 mi sono avvicinato appunto a un'arpa che era qui a Viggiano, e ho iniziato a strimpellarla. Successivamente ho fatto delle ricerche più approfondite. La cosa più bella che secondo me ho fatto è quella di coinvolgere mio padre in questa mia passione. E qui ci vuole un sacco di lavoro per poterla portarla a fine. Ormai tutto pagato, non si mette niente e poi per finirla. Non ero stato mai appassionato a questo strumento. E ringraziando mio figlio che ha iniziato a suonare un po' di tutto, e più che altro a suonare le arpe. E allora mi sono incoraggiato pure io pian pianino a farle, e ho cominciato a fare delle arpette piccoline da souvenir. Poi andando mi è venuta la felice idea di fare qualcuno un pochettino più grande. Però sono stata una grande soddisfazione mia personale, e altrettanto di mio figlio, di farlo suonare. Io e mio figlio che abbiamo fatto, e lui che le suona. È una grandissima soddisfazione personale per noi, poi per gli altri non lo so. Beh, sicuramente, ma già la storia è una soddisfazione per gli altri. Ma lei fa legname?
No, io non sono stato mai un falegname, io ho lavorato quasi 30 anni come operaio metalmeccanico, sono 13 anni che non lavoro più, sono invalido al lavoro e quindi mi sono dedicato a fare questo hobby più che altro, lo chiamo come hobby, non un lavoro. E parecchi amici miei vigenesi, solo che quando mi hanno visto sono rimasti estrefatti, cioè, non è mai possibile che tu sapessi, che è questa la situazione, se non ci credete venite, vi faccio vedere quando li faccio, e così sono rimasti molto estrefatti tutti quanti. La fa star bene, immagino, no? Sì, perché stando in movimento sono impegnato e quindi se no, facendo, non lavorando, stando in oggi si deperisce, sì, quindi stando in movimento. Le è arrivata anche una missione? Perché beh, certo, è anche un pensiero, perché bene o male, poi la mattina, non è che poi mi metto a lavorare dalla mattina alla sera, tutti i santi giorni, uh-huh. E che non a caso ogni qualsiasi alpe che facciamo, non è che ce la metto, ci voglio metto un giorno, due, tre, ci metto un mese e mezzo, due mesi, addirittura. Faccio un pochettino alla volta, perché non posso farlo dalla mattina alla sera, perché ho anche dei miei problemini, quindi devo alternare un po' il lavoro, un po' mi riposo, e così. Si parte da questo? Si parte da questo. Poi che cos'è? E questo, diciamo, è un facsimile del cello, però molto più grande. Sì. Poi vanno rimensionate, spessorate e vengono fatte le colonne per le arpe, così. Questo qua è uno di questi qua, che man mano si vede ancora la corteccia. Poi man mano si va a fare la misura che si preferisce per l'arpe. Gli strumenti che usa? Tutto a mano, quello che vedete qua. Io uso i scalpellini, trapano, trapanine, qualche flex piccolino, un trapanino a colonna. Io questa qua. Molte volte uso spesso per dire a mano, perché non ho la sega circolare, io faccio a mano, mi metto il tavolino, papà. La scuola di arpa popolare nel 2008, che adesso è seguita dal comune, dove i bambini si stanno avvicinando, ma anche persone più adulte, a questo strumento, e lo scopo è proprio quello di far riprendere a musicare questo strumento a Viggiano e far riprendere la costruzione, magari anche con l'aiuto dell'amministrazione, in modo tale che le spese si ammortizzano e quindi c'è più facilità per l'acquisto del materiale e per la realizzazione di questo prodotto, che poi è una soddisfazione sia di chi costruisce, di chi suona, ma sia una soddisfazione del paese, perché l'arpa ha dato molto lustro in passato e ancora lo sta dando a Viggiano. Cici le castagnelle, mo soffernote, mo soffernote. La fornarella bella, se ti spiaciuta, se ti spiaciuta. Cici le castagnelle, mo soffernote, mo soffernote. Che dice? Mia moglie mi rimprovera un pochettino, perché gli ho riempito la casa di arpe, arpecelle e arpe grande, quindi io me lo so togliere.
sono dedicato a farmi qui il mio laboratorio, così non do più disturbo. Quando me la faccio qualcuno me la mette, me la appende e finisce la discorsa. La Furnarella bella si è dispiaciuta, si è dispiaciuta. Furnaredda, canzone tipica di Montemurro. Grazie. A voi.